Sono passati pochi giorni dal crollo dello sperone roccioso di San Leo, una situazione che sta tenendo col fiato sospeso cittadini, soprattutto quelli sfollati, e organi preposti al controllo. In queste ore i geologi del Dipartimento di Protezione Civile di Firenze stanno posizionando le apparecchiature che permetteranno un monitoraggio continuo della parete interessata. Per fortuna, insomma, nelle ultime ore altri smottamenti, altre cose non ce ne sono state. Si chiama i geologi del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con le apparecchiature per monitorare la roccia. In base a quello che saranno le loro letture, quelli che sono i dati che tireranno fuori, dovremmo aiutare il comune a stendere un po' quelli che potrebbero essere, come si dice, i profili, gli scenari che da qui al prossimo tempo potrebbero esserci. Alcune apparecchiature saranno montate sulla strada dall'altra parte del monte con il laser per fare le telemetrie, ma altre apparecchiature dovranno essere montate sulle fessure per vedere che tipo di spostamento fanno. Per cui, per esempio, montare queste apparecchiature per valutare il movimento delle fessure è un lavoro molto delicato, perché vuol dire che i tecnici dovranno in tutta sicurezza andare, insomma, in un punto dove la roccia potrebbe crollare. Intanto un'ordinanza ha disposto lo sgombero di alcune abitazioni nel centro storico. Finché non si ha la lettura, finché i geologi non danno un quadro della situazione, in tutta sicurezza è meglio che le persone rimangano sfollate, perché chi si assume la responsabilità? Ma io, anche se io stesso, se io abitassi in una di quelle case, con il rischio che ci potrebbe essere un altro crollo, un'altra frana, insomma, voglio dire. È meglio essere tranquilli e rientrare nel momento in cui si ha sufficiente certezza, insomma, che un altro evento del genere non deve accadere.